Oggi vi propongo un nuovo video di Natale, quindi io vi auguro tantissime buonissime feste. Quindi spero tanto che questo video vi piaccia, che vi sia di ispirazione, che vi serva da spunto. Fatemi sapere, mi raccomando, aspetto tutti i vostri messaggi qua sotto. Accendete la campanella perché così saprete quando pubblico i miei video e potrete seguirmi in tranquillità con una piccola notifica. E basta, ciao. Gli ingredienti che ci servono sono prosciutto cotto, mozzarella già a fette, due sfoglie di pasta sfoglia, nel mio caso è senza glutine, parmigiano. Quindi allarghiamo bene la sfoglia, la buchiamo, quella sottostante, e disegniamo semplicemente un albero. Quindi disponiamo le fettine di formaggio, poi quelle di prosciutto, rifiliamo un po' di parmigiano, ricopriamo e tagliamo un'altra volta. Seguiamo come Dima la parte di albero sottostante. Io con la bicicletta già mi segno le righe, poi le taglio meglio con un coltello, arrotolo e faccio le mie decorazioni. In questo caso una stellina, una treccina sotto dove c'è il tronco, e poi tuorlo d'uovo e trasferiamo nel piatto crisp. Quindi funzione crisp, cottura 11 minuti e intanto prepariamo il secondo antipasto. Ci servirà mortadella, prosciutto cotto, frutta, kumquat, girandola, ricotta, un disco di pan di Spagna gourmet e panna freschissima. Da tondo il pan di Spagna diventa quadrato, poi tagliamo a losanghe e poi a triangoli, molto semplicemente. Quindi ci occupiamo dei kumquat, li tagliamo in spicchi, eliminiamo i semini, e così anche per la girandola. A questo punto inseriamo la mortadella, la ricotta e la robiola nel mixer, tritiamo bene tutto, facciamo delle quenelle e adagiamo del kumquat. Poi è il turno di mascarpone prosciutto cotto, con una sacca ci aiutiamo, aggiungiamo la girandola, possiamo anche spalmarla di mascarpone, decoriamo con mascarpone, poi decoriamo anche con della mousse di prosciutto cotto e mascarpone, e a questo punto ci occupiamo del tonno e panna, montiamo la panna, la pepiamo e la saliamo. Quindi con una sacca, magari quella che abbiamo usato prima per il mascarpone, ci aiutiamo e dressiamo la panna. Poi la spatoliamo, rifiniamo quindi la panna sulla nostra tartina con una spatolina, un coltello, quello che avete. Così sarà più preciso, più elegante. Quindi adagiamo semplicemente del tonno ben scolato, vi consiglio altissima qualità, un cappero di salato a mano, e poi disponiamo tutto su un piatto di portata. Qui potete disbizzarrirvi, no? Giocare un po' con i colori, con le forme, con i gusti, prima il più delicato, poi il più forte. In questo modo avrete una degustazione da urlo. Ma non è finita qui, perché abbiamo in sospeso il nostro albero di Natale. Quindi amici celiaci, preparatevi perché anche voi potete mangiarvelo. Eccolo qui, pronto, buonissimo, saporitissimo, e vedete che vi mangiate. Ciao!